Insieme gli animali fanno squadra. Quando è l'ora di fare la muta, le granseole si ammassano in una piramide, detta anche colonia. Il momento di passaggio dal vecchio carapace al nuovo è molto delicato, ma per i predatori è difficile oltrepassare le mura della piramide. Per trovare l'amore, i fenicotteri rosa si uniscono in una colonia. Sia il maschio che la femmina portano il regalo al nuovo compagno, i suoi cibi preferiti, ma soprattutto il plancton rosa, che fa diventare le loro piume di questo colore bellissimo. Sempre meglio viaggiare in compagnia, come per esempio le monarca, che preferiscono passare l'inverno in Messico e l'estate in California. In agosto si rimpinzano di cibo per poter affrontare il faticoso viaggio. Per non finire nella pancia di un predatore, le aringhe formano un banco, perché se il gruppo è molto numeroso, per la singola aringa è più facile sfuggire ai predatori. Strette strette per scaldarsi, le vipere formano un nodo. Questi rettili, animali a sangue freddo, per riscaldarsi hanno bisogno del calore del sole o di stringersi gli uni agli altri. Per dividersi meglio i compiti, i babbuini vivono in un branco, detto anche congresso. Ogni congresso ha un maschio dominante, anche se i bisticci sono all'ordine del giorno. Nulla sfugge ai mille occhi di una mandria di gnu. Ogni animale tiene sotto controllo la sua zona. E chi ha visto un pericolo avvisa subito gli altri. Per trovare l'acqua e proteggere i cuccioli, le elefantesse viaggiano insieme in mandrie familiari. Durante gli spostamenti si fanno guidare dall'elefantessa più anziana, che grazie alla sua esperienza e alla memoria di ferro conduce le compagne alle oasi. Per dare alle tartarughine una speranza, le loro mamme depongono le uova tutte nello stesso giorno. Il giorno della schiusa, tutte correranno verso il mare, affrontando predatori come granchi e gabbiani. Volare a lungo è una grande fatica. Per risparmiare energie, le oche si dispongono in stormi a forma di V. Chi sta in punta deve lottare contro il vento più delle altre oche, e viene sostituito a turno, in modo che per tutti i componenti del gruppo si alternino momenti di riposo e di fatica. Per sopravvivere nella foresta, i lupi vivono in branco, un gruppo formato da due genitori e dei cuccioli che non hanno ancora compiuti 3 anni. Mentre crescono, ai cuccioli vengono affidati compiti sempre più importanti. I delfini lo sanno. Fare le cose insieme agli altri è più divertente. Per questo motivo passano sempre molto tempo con gli amici. Insieme gli animali fanno squadra.